Buonasera a tutti e benvenuti. Vi presentiamo stasera Scesa Attuaria, una consuetudine popolare, un incontro dei contadini praticato in special modo di quelli più giovani e incontrato in tutte le regioni della Romania. Lo scopo principale di questi incontri è quello di darsi una mano nelle faccende domestiche dopo la conclusione dell'anno agricolo, ospitati in una famiglia per imparare e perfezionare le abilità lavorative che hanno a che fare con la creazione folcloristica e le antiche tradizioni di un popolo orgoglioso di tutto ciò. Anche il costume popolare diventa un elemento fondamentale di questa grande comunione. Le mani esperte delle donne lavoreranno i fusti di lana, tesseranno, ricameranno, mentre gli uomini sgraneranno il grano turco o saranno impegnati nei mestieri che necessitavano di maggiore forza. Il tutto accompagnato dai canti e da un buon bicchiere di vino. Non mancano i balli e ogni tanto sboccia anche un nuovo tenero amore. I padroni della nostra, del nostro incontro, della nostra scesa attuare, questa sera sono Liliana Cimarian Halani e con loro insieme parteciperemo a sbrigare le loro faccende domestiche per poi poter gioire insieme di tutto ciò. Un dovuto ringraziamento e un piacere enorme per noi, diamo benvenuto alla rappresentanza consolare rumena di Milano qui presente, grazie, e giustamente a tutto il nostro fedele pubblico. Buonasera. Thank you.
nel cielo. Questa cattiva sovrana si chiamava Inverno. Le piante e gli animali, sofferenti per il rigido clima, sopportavano con fatica il suo regno ed invocavano il ritorno della primavera. Una bella e giovane principessa, scacciata con violenza della regina. La primavera, udite le preghiere e le suppliche dei suoi amati sudditi, ritornò con coraggio per riprendere il suo trono. Tutti erano contenti nel vederla di nuovo. I fiori sfidarono il freddo e la neve. Gli animali si svegliarono dal letargo. Gli uccelli iniziarono a cantare gli inni di gioia. L'inverno, invece, era furiosa. Uscì arrabbiata dal suo castello per punire gli infedeli sudditi e li colpì coi gelidi venti. Fu in quel momento che la primavera decise di intervenire, salvando della fredda morte i fiori di Buccaneve, rimanendo però ferita al dito durante la battaglia con la sua rivale. Le cadde gocce di sangue, casero sui bianchi petali del Buccaneve, colorandoli di rosso e rinvigorendole la loro voglia di vivere. La primavera vinse l'inverno, il sole e la vita ritornarono nel bosco addormentato. Da allora il fiore di Buccaneve, metà bianco e metà rosso, divenne il simbolo della rinascita della natura, annunciando l'inizio della primavera. Eccolo, il nostro Marzisor è tutto per voi. Abia să mulțumesc tuturor prezenți, tuturor prezenți care sunt aici, cu toată ființa mea omenească. Sincer să vă spun, am emoții și mici și lacrimile, pentru că, în afară de toți cei ce sunteți aici, suntem onorați de Consulatul Român, de reprezentanți din partea Consulatului Român de la Milano, din partea președintele Asociației Românilor de la Bergamo, de domnul Victor Vittorio, reprezentant de la Treviglio, un director artistic, și eu prezent la această manifestație Vocii de la Terra. Și, naturalmente, el gândește pe viitor să facă alte programe cu mine și cu Mariana și inclusiv cu grupul, pentru ca să dăm viață culturii românești, tradițiilor noastre. 24 de ani de Italia, credeți-mă că nu vreau altceva să fac decât acest zavă mare al României. Cunoască lumea întreagă. Avem de cel mai bogat folclor în cântece, în port, în tradiții și tot ce vreți să spunem dumneavoastră și credeți voi. Și mă închid folclorul românesc, mă închid celor care iubește folclorul și caută să mențină cum în aceste două gigașe flori căutăm să le dăm viață. Și ele mai departe, sunt convins și vor veni și alții, vom continua, nu ne vom lăsa, pentru că trebuie să arătăm lumii întregi, cum spune Mariana, o vorba ei, dragi români. Dragi români, lumea ne vede, România în noi se încrede. Și oriunde am fi în lume, să fim mândri de ăst nume.